parola. Hai visto Sonny? Sonny! Wow! Ma guarda che roba, non ci si crede! Bellissimo! Non è... Come va? Una grande inaugurazione! È diventato un castello, porca miseria! Sì, è proprio bella. Vieni, dammi una mano. Arrivano. Ok, Donny. Questo è l'incasso. Metti la borsa in un posto sicuro, vai. D'accordo. Girati lentamente. Qualche problema, sceriffo? Come ti chiami, ragazzo? Donny Brasco, a lei? Che cos'è questa invasione di italiani da New York? Ci ha invitati la sua signora. Signori, calma! È una serata di beneficenza, abbiamo un permesso. Hai anche il permesso per il leone? Punto evidente che non ti è nemmeno venuto in mente di pagarmi, vero? Dove cazzo li prendevo i soldi per dare le mazzette agli sbirri? Chi mi ha mai autorizzato? State calmi, non gli date soddisfazione a questi stronzi. Imbarazzante per me. Come la metto con gli uomini di Santo Trafficante? Ora per un anno dovrò starmene in casa con le tende chiuse. Dov'è la borsa? È andata. Si sono presi tutto. Quelli sono soldi di Rusty. Sonny, mi dispiace. Zitto tu, che è meglio. Tu devi solo stare zitto e metterti seduto. E chiudi quella bocca di merda. Ora mi tocca tornare subito a New York. Umiliarmi con Rusty. Vedere quella faccia da cazzo di Sonny Red. Comunque, voglio dire una cosa. Di solito gli sbirri non sono così svegli, ci mettono 3 mesi solo per capire che succede qualcosa. E poi cominciano a chiedere un mandato, cominciano con tutto, che ne so, le fotografie, che altro. La sorveglianza. Giusto, la sorveglianza. E 3 mesi gli ci vogliono tutti. Questi sono i tempi. Allora io mi domando, ma come hanno fatto? Avevamo appena aperto. In conclusione? Qualcuno deve aver cantato. Tu scopri chi ha cantato e quando lo trovi gli tagli il pisello, glielo ficchi in bocca e poi lo lasci per strada.
Ok.